Buonasera mister, Giuseppe Mangialavori, ilgiallorosso.info. Un suo collega qualche giorno fa si è espresso in questa maniera, ha detto: ogni partita è un viaggio verso l'ignoto, sta a noi renderlo prevedibile. Bravo. Questo ha sintetizzato anche il Vivarini pensiero, sia in base sulla partita che ci ha dato un finale a Cardiopalma, e sia su tutto, sull'intero campionato. Un possesso palla e un dominio assoluto di tutta la gara, ma alla fine si è rischiato di vanificare il tutto. Sicuramente non per demerito della squadra, che ha giocato benissimo, però contro contro un Monopoli certamente all'altezza della situazione, che ha chiuso tutti gli spazi, ma il Catanzaro è stato autorevole nel suo modo di condurre la gara. Allora, per quanto riguarda la citazione, io dico sempre che nel calcio le variabili sono infinite e il lavoro di una squadra, il lavoro di un allenatore deve essere quello di cercare di razionalizzare il più possibile le situazioni in campo, quindi l'ignoto di cui parlavo. Quindi mi trovo molto d'accordo in quella citazione. E noi cerchiamo di lavorare perché magari non ci affidiamo al fato, ma ci affidiamo semplicemente alle nostre forze, alle nostre qualità individuali dei giocatori, alla nostra organizzazione e poi alla convinzione che giocando bene si possa ottenere anche i risultati. Oggi è stata una partita diciamo difficile, perché sappiamo che Monopoli è una squadra attrezzata bene. Lo sappiamo perché l'anno scorso ci siamo venuti diverse volte, quindi abbiamo constatato proprio le difficoltà su questo campo qui. Abbiamo fatto una buona partita. Loro erano molto molto aggressivi nella loro metà campo, e i nostri vertici venivano aggrediti con grande intensità, ci hanno concesso veramente, veramente pochissimi spazi. Però siamo stati bravi in 3-4 situazioni, perché comunque oltre al gol potevamo fare anche altri gol. È mancata la zampata vincente, ci voleva una giocata individuale di un giocatore, è venuto fuori un tiro bellissimo di Van de Put da fuori area e penso che abbiamo legittimato il risultato. È chiaro che però, ecco, il discorso poi di cercare di razionalizzare più possibile la partita la dovevamo chiudere, dobbiamo chiudere le partite, perché poi magari per una casualità, per una giocata, come è successo anche con la Viterbese, potevamo compromettere il risultato. Comunque l'importante è che è andato bene, e quindi complimenti ancora a questa squadra che sta interpretando le partite nel modo giusto. Grazie. Procediamo con le domande da Catanzaro. Leonardo Locava fa un'analisi: nessuna goleada, ma è stata ugualmente una grande partita del Catanzaro, tanta intensità, intelligenza tattica, ognuno dei suoi ragazzi sa cosa deve fare e lo hanno fatto in maniera semplice, ordinata e a tratti con un po' di malizia. Sì, c'è da dire che noi venivamo dalla partita con la Viterbese, che è stata una partita molto molto intensa, abbiamo perso sicuramente, oggi non eravamo proprio brillanti, però siamo stati capaci di fare una partita di alto livello sotto l'aspetto tattico, sotto l'aspetto tecnico. È mancata solo il fatto di chiuderla la partita. Poi l'occasione che hanno avuto loro l'ultimo minuto di recupero, insomma, poteva un attimino creare dei problemi. L'importante è che è andato bene. E adesso ci rilassiamo stasera e per domani cominciamo a ragionare sulla partita di sabato. Lorenzo Fazio le chiede se è contento della gestione dei suoi del match e se potevate fare di più sotto qualche aspetto, a suo avviso. Allora, si può sempre fare di più. È chiaro che certe volte ci dobbiamo anche accontentare, perché comunque sappiamo le difficoltà che avevamo in questa partita. La partita è stata interpretata bene, è chiaro che, ripeto, mi ripeto, perché giustamente la cosa che si doveva fare era quello di chiudere la partita. Abbiamo concesso pochissime, una situazione a loro, e per il resto della partita, insomma, l'abbiamo gestita abbastanza bene, quindi dai, va bene così.
Antonio Ciampa invece parla delle scelte iniziali, un premio per Curcio e Cianci, ma anche un segnale di intercambiabilità per una rosa importante? No, è il discorso, voglio dire, a parte che i ragazzi meritano tutti di giocare, e non è che, come dico sempre, non ci sono riserve, non ci sono cose, però è chiaro che, ho detto prima, venivamo da una partita molto molto intensa, dove comunque avevamo speso tanto, ed è giusto che ci sia anche delle rotazioni. E comunque penso che Cianci e Curcio se lo siano anche veramente meritati questa partita, magari partire da titolare. Ultima domanda è quella di Carlo Talarico: il Catanzaro soffre le squadre che giocano a specchio, mister? No, sono difficoltà diverse perché ci sono più duelli. Chiaramente con il lavoro che ha fatto il Monopoli è stato un lavoro esclusivamente difensivo, è fatto veramente bene, perché comunque non hanno mai concesso un metro ai nostri vertici, quindi di conseguenza facevamo fatica ad andare in profondità, però è chiaro che i duelli li abbiamo vinti perché abbiamo una squadra che ha individualità alte, quindi di conseguenza ci vuole più pazienza. E poi, voglio dire, ci sono anche le partite che si vincono così.